Buon pomeriggio dalla TG2000, questa è l'edizione Flash, uno sguardo insieme ai fatti più importanti di oggi. Ucraina, la minaccia di armi nucleari esce dalla retorica bellica, Mosca ammette inaccettabile anche solo ipotizzare di usarle. L'accordo sul grano è stato prorogato per altri 4 mesi, Kiev denuncia però nuovi attacchi in tutto il paese e in Crimea è stato colpito l'aeroporto militare russo. Dal 1 gennaio 2023 il tetto per l'uso del contante salirà a 5.000 euro. La norma sarà inserita in legge di bilancio. Lo riferiscono fonti della Lega che smentiscono l'esclusione ipotizzata da fonti di stampa. La misura era stata annunciata con il decreto legge Aiuti Quater. Dio non sopporta la morte, così l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, questa mattina nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo. Centinaia di persone commosse hanno dato l'ultimo saluto a Luca Merengoni, il 14enne travolto e ucciso da un tram in via Tito Livio a Milano. Tutti si ricorderanno di te, ha detto il padre. La Chiesa italiana fotografa la situazione per combattere al meglio la piaga degli abusi sui minori. Presentato oggi a Roma il primo report nazionale della CEI sulla tutela dei minori nelle diocesi italiane. Nel biennio 2020-2021 i casi di abusi segnalati riguardano 89 persone. Il report sugli abusi nella Chiesa sarà annuale, ha sottolineato Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. E aumenta la persecuzione dei cristiani nel mondo, è quanto emerge dal rapporto della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre, perseguitati più che mai. Il direttore di ACS Italia, Alessandro Monteduro, sottolinea che nel 75% dei 24 paesi esaminati l'oppressione o la persecuzione dei cristiani è aumentata. Preoccupa in particolare la situazione in Africa. Stati Uniti, Karen Bass fa la storia al termine di una campagna elettorale milionaria. La deputata democratica è stata eletta primo sindaco donna di Los Angeles, battendo il miliardario Rick Caruso, sostenuto da diversi personaggi dello Star System. La prima emergenza che dovrà affrontare è quella delle persone senza fissa dimora. Spettacoli e sport, gli effetti del Covid secondo il rapporto annuale SIAE, lo spettacolo e lo sport nel sistema culturale italiano, il numero totale di spettatori è calato dai 306 milioni del 2019 agli 84 dell'anno scorso, mentre la spesa al botteghino è crollata dai 2,7 miliardi di euro del 2019 agli 870 del 2021. Maltempo prorogata in diverse regioni, l'allerta gialla emessa dalla Protezione Civile, così ad esempio in Campania e nella Sicilia occidentale, piogge intense ad Ancona e Macerata. La Coldiretti segnala danni e disagi alle aziende agricole dell'Elba. Per ora ci fermiamo qui perché vi diamo appuntamento alle 18:25 per una nuova edizione del TG2000. Grazie del vostro tempo, buon pomeriggio.